A 12 turni dalla fine, il Lama prova a riaprire il campionato battendo 1-0 l'Orvietana capolista nello scontro diretto, portandosi a meno 5 dalla vetta. Che non sarà una gran domenica, l'Orvietana lo capisce già dopo 3 minuti, quando Nicodemo, grande protagonista nell'ultimo turno contro il Branca con una tripletta, si becca una randellata che lo costringe a lasciare il campo a Keita nel 4-3-3 disegnato da Ciccone, che vede appunto Keita in avanti con Bracaletti e Sciacca, fra i pali c'è Frola, in difesa Biancalana fa per due Ghinazzu e Flavioni, a centrocampo Proietti, Greco e Guazzaroni. 8 minuti e stavolta a reclamare è il Lama per questo contatto in area tra Flavioni e Bartolucci. Sciolti di Lecce lascia correre e la gara scorre via senza tiri in porta fino a questa punizione di Morvidone al minuto 34 e a questa incornata di valori servito da Benedetti al 42esimo. Prima dell'intervallo ci prova anche Mambrini, ma la sua conclusione termina sul fondo, ripresa sempre ad emozioni zero, quasi con Farsi, senza Bartolini, e Bernicchi che modifica il suo 3-5-2 iniziale in un 3-4-1-2 con l'ingresso di Nicola per Damiano Rossi, fra i pali c'è Baccarecci, Bei, Borgo e Mambrini nel reparto arretrato, Mancini, Benedetti, Morvidoni, Rossi e Bartolini in mediana con Bartolucci e Valori in avanti. Solo un episodio insomma può scardinare lo 0-0 ed eccolo servito al 75esimo quando Ghinazzu mette giù Valori in area, giallo per il difensore argentino e rigore che Valori non sbaglia tenendo a distanza Tramontano in cima alla classifica marcatori con 18 centri. 1-0 Lama e nel finale i bianconeri chiedono anche un secondo giallo per questo intervento di fa per due sul neo entrato Landi, massima correttezza comunque in campo e fuori, e dopo 5 minuti di recupero il Lama torna a crederci. Ma Elio Fiorucci, la vittoria che può riaprire il campionato, se l'era immaginata così? Ma sicuramente sì, sapevo che era una partita molto difficile da affrontare, però effettivamente i ragazzi la sentivano e volevano farmi un regalo per domani. Effettivamente io gliel'ho chiesto, loro me l'hanno data, una bella soddisfazione. E adesso Elio? Adesso noi proviamo ad andare avanti, sempre diciamo pensando a noi senza guardare agli altri, poi dopo vediamo alla fine cosa verrà fuori. Effettivamente se noi guardiamo dalla quinta partita in poi, credo che siamo la squadra che ha fatto meglio di tutti, quindi ci sono buone prospettive anche per recuperare ancora qualche punto. Essendoci 12 partite, 36 punti a disposizione, tutto potrebbe succedere. Con un campionato riaperto o no? Sì, ma il campionato non era mai chiuso, perché comunque finché non c'è la matematica il campionato è sempre aperto, quindi sapevamo di venire qua a fare una partita come quella che avete visto. Gli episodi purtroppo sono quelli che decidono le partite. Al 30esimo del secondo tempo abbiamo fatto questo errore dietro, il rigore c'era netto, non so se c'era fuori gioco di rientro, ma non mi interessa, noi dobbiamo guardare gli errori nostri. Se facciamo la diagonale fatta giusta, capace che finisce 0-0. Però gli devo dire solo bravi ai ragazzi, perché si sono impegnati come sempre tutte le domeniche su un campo difficilissimo, si poteva giocare poco, quindi va bene così, testa alta e pensiamo a domenica. Vincere uno scontro diretto 1-0 è sempre stato il sogno di Francesco Farsi. Eh sì, tu sai che sono amante dei clean sheet, quindi poi obiettivamente l'Orvietana segnare non è facile, quindi ho visto una grande squadra dall'altra parte, no? Rinnovo i complimenti pubblici, ma li ho fatti a più riprese sia al mister che al direttore. È stata una partita che ha vissuto ovviamente sugli episodi e me l'aspettavo una partita del genere sinceramente, perché quando due squadre sono equilibrate è dura. Noi l'unica squadra nelle 26 partite fra campionato e coppa le quali non avevamo segnato era l'Orvietana. Noi abbiamo segnato in 25 occasioni su 26, l'unica alla quale non avevamo segnato era l'Orvietana. Poi c'avevamo un po' di dente avvelenato per l'andata, per quel rigore, magari quell'episodio che insomma è. Però grossi complimenti a loro, grossi complimenti ai miei ragazzi. Voglio dedicare la vittoria ai due giovani tifosi del Lama che insomma sono stati colti da un daspo un pochino così. Dopo la finale di Coppa mi piaceva fare questa dichiarazione per stare vicino a loro, perché stanno vivendo dei momenti non facili quando non ce ne sarebbe stato bisogno. Insomma.